Lulu è la cagnetta più anziana che ti accoglie con due grandi occhi neri. Poi c'è Lady Oscar che cammina grazie a un ausilio. Le volontarie la portano a passeggio permettendole di girare all'aria aperta. Sono soltanto alcune delle storie racchiuse nel canile di Piacenza di Via Bubba. Lì attualmente ci sono 75 amici a quattro zampe che vivono in attesa nella speranza di trovare al più presto il calore di una famiglia. La struttura è gestita dal consorzio stabile Indaco, che ha partecipato anche al prossimo bando. Le adozioni in due anni sono state 160. Il responsabile Claudio Gambarini è istruttore cinofilo comportamentista. Riesce a recuperare anche i casi più difficili e ostici, dando una chance in più agli animali. Ma adottare un cane è una cosa seria. Come funzionano le adozioni? Chi viene qua farà un percorso. Innanzitutto sceglie il cane che gli piace e premiamo molto sul colpo di fulmine, perché già aiuta l'adozione in sé. Tramite noi viene seguito, specialmente da me, viene seguito passo passo. Se ha qualche problema per quanto riguarda la gestione e così via, gli si cerca di spiegare a 360 gradi tutto, dopodiché si decide un giorno in cui l'adottante può venire a prendere il cane. E anche lì noi gli proponiamo, se ha qualche cosa, noi siamo sempre qui. Pensateci bene quando prendete un animale, perché una cosa che ho visto spesso qui, la gente poi ha poco tempo di stare dietro a seguire un percorso magari di comportamento per risolvere determinati comportamenti, e quindi poi magari l'adozione, il cane ci ritorna indietro, ma semplicemente per mancanza di tempo. Quindi se venite qui cercate di avere il più tempo possibile per adottare i nostri ospiti.